Ok, grazie. Buongiorno a tutti, io sono Carla Marello, insegno didattica delle lingue moderne all'Università di Torino, facoltà di lingue, anzi dipartimento di lingue. E loro appunto sono Cecilia Fissore e Fabio Roman, che con me gestiscono l'esonero scritto di uno dei miei corsi che è didattica dell'italiano come lingua straniera. Io sono una linguista di formazione e la linguistica è una delle scienze cosiddette molli, soft, che anche prima dell'avvento delle tecnologie era piuttosto formalizzata rispetto ad altre. E mi sono sempre interessata del testing da un punto di vista formale. Però quando ho incontrato la professoressa Marchisio e i suoi collaboratori, ho deciso effettivamente di provare a mettere l'esonero dentro Moodle e cercare di sfruttare il più possibile le risposte automaticamente valutate. Però mi sono scontrata con alcuni problemi, di cui uno è la questione di cui tratteremo oggi, che è il fatto che se io voglio più di una risposta nella casella di testo, questa deve essere data in un determinato modo. E questo modo per me linguista non ha molta importanza e non ne ha neanche per gli allievi, per cui venire considerare la risposta sbagliata solo perché le tre risposte che devi dare non sono in ordine alfabetico, non sono separate da una virgola, non hanno lo spazio, è qualcosa che appare agli studenti e anche un po' a me assurda, perché quello che io voglio valutare non è se sanno l'ordine alfabetico, ma se mi danno le tre risposte che voglio. Quindi ho portato questo problema a loro e adesso lascio a loro di illustrare come cerchiamo di risolverlo, che per il momento però non l'abbiamo veramente risolto, nel senso che il menu a tendina non è cognitivamente così impegnativo come esercizio, come invece lo era quello che volevo io e che mi dovrei correggere tutte le volte a mano, perché i miei studenti non mi mettono le risposte in ordine alfabetico, anche se mettiamo in grassetto tutte queste consegne. Grazie. Sì, in realtà il nostro è un intervento, ma anche proprio da ricercatori quali siamo, anche una condivisione di pratiche. Se c'è qualcuno che magari ha risolto il nostro problema e ce lo dirà, ne saremo contentissimi. Allora, il sistema di valutazione automatica, l'utilizzo dei sistemi di valutazione automatica è una pratica ormai condivisa. In prima, specialmente in ambito scientifico, nelle discipline STEM, ma con l'avvento della pandemia e la necessità quindi di effettuare delle valutazioni sommative anche a distanza, si è diffuso anche in altri ambiti, come ad esempio appunto quello umanistico, linguistico. Porta con sé ovviamente i vantaggi che conosciamo, all'alleggerire il docente sulla valutazione dei compiti, facendo sì che si concentri sui processi di apprendimento degli studenti e sull'interpretazione dei risultati che danno, ma come ha detto la professoressa, può portare degli svantaggi, può avere degli svantaggi. Questo non tanto in ambito scientifico, dove in un quesito aperto la risposta è spesso un'espressione numerica o non, che però viene facilmente interpretata da un calcolatore matematico, ma può presentare degli svantaggi appunto in ambito umanistico, perché non sempre è facile trasportare la domanda dal formato cartaceo al formato automatico e ci possono essere dei vincoli sia per la struttura della domanda, sia proprio nella sintassi. Questo è un esempio per farvi capire quali possono essere questi problemi di sintassi. La domanda è molto semplice: quali sono le squadre di calcio della capitale? Immaginiamo di fare questa domanda in un quesito a risposta breve, short answer, quindi dove lo studente per rispondere deve inserire o una parola o una frase, in questo caso appunto due parole, Roma e Lazio, ma dove ovviamente non ci interessa l'ordine delle parole perché va bene ugualmente,
E ci sono tantissimi separatori possibili che lo studente può utilizzare, può mettere Roma spazio Lazio, Lazio spazio Roma, può decidere di usare la virgola, il trattino, il punto e virgola, il punto e così via. Già con solo i due elementi come il nostro esempio ci sono un numero notevole di forme possibili e valutare a mano una domanda di questo tipo soltanto perché non riusciamo a prevedere quali possono essere tutte le possibili risposte dello studente è un po' una rinuncia, okay? Ovviamente anche perché la domanda si presenta semplice. Come gestiamo questa sintassi, o almeno come abbiamo provato a gestire noi questo problema di sintassi? Abbiamo individuato tre possibili soluzioni, tre possibili vie. La prima è richiedere che la risposta sia fornita in un formato fissato. Come diceva prima la professoressa, per esempio scrivere in grassetto gigantesco agli studenti, inserire la risposta in ordine alfabetico, dividendo le parole con una virgola e uno spazio, ad esempio, ma ci sono tanti modi possibili. E questo cosa permette? Garantisce l'unicità dell'unica risposta possibile, cioè soltanto una risposta possibile, però allo stesso tempo può portare in errori da parte dello studente, perché magari per disattenzione appunto non legge in che formato deve inserire la risposta e la inserisce in modo sbagliato. E quindi in questo caso il docente, vedendo la risposta esatta dal punto di vista del contenuto, ma sbagliata soltanto nella forma, vuole comunque valutare correttamente in modo positivo la risposta e deve correggere manualmente il voto. E questo comunque fa sì che il docente veda in modo negativo il sistema di valutazione automatico, perché non va a alleggerire il mio lavoro, ma lo va a appesantire, perché devo riguardare manualmente tutte le risposte degli studenti. La seconda strada è utilizzare degli strumenti più avanzati, come le espressioni regolari che ci sono in Moodle, però questo spesso è alla portata di soli utenti esperti, mentre noi vorremmo una soluzione alla portata di tutti i docenti, senza elevate competenze informatiche digitali. L'ultima via è cambiare ovviamente la tipologia di domanda, come dicevamo prima, mantenendo gli stessi contenuti, però questo non è sempre possibile perché potrebbe portare a valutare delle competenze diverse. Nell'esempio di prima certamente potevamo inserire una domanda list con a selezione multipla mettendo altre squadre di calcio oltre a Roma Lazio, però non sarebbe comunque la stessa domanda perché lo studente vede già la risposta, vede già le due risposte possibili insieme ad altri distrattori. Allora, quindi la nostra soluzione ideale, che speriamo poi di riuscire, che non abbiamo ancora trovato, quindi anticipiamo spoiler, non l'abbiamo ancora trovata, però quello che vorremmo proprio come soluzione ideale è permettere di rispondere in molteplici formati, ok? In modo tale da concentrarci sul contenuto della risposta degli studenti e non sulla forma in cui la danno. A una domanda dello stesso tipo, quindi mantenere lo stesso tipo di domanda, senza richiedere quindi competenze specifiche in ambito tecnico-informatico ai docenti che propongono quel tipo di domanda. Questo, come dicevamo, aiuterebbe certamente a sviluppare una percezione positiva del sistema di valutazione automatica come un aiuto e non come altra fonte carico di lavoro. Come anticipato la professoressa, il nostro caso studio riguarda l'insegnamento di didattica della lingua italiana come lingua straniera. Appunto la professoressa Carla Marella è la docente titolare dell'insegnamento. È un insegnamento che è proprio al Dipartimento di Lingue dell'Università di Torino che utilizza la piattaforma Moodle anche proprio per l'erogazione di attività, di risorse sempre accessibili agli studenti e anche ovviamente per svolgere dei test con l'attività quiz di Moodle. Quindi appunto l'esame viene proprio erogato tramite quiz di Moodle, ci sono domande di varia natura, risposta multipla, risposta aperta e domanda a risposta breve, dove appunto gli studenti chiediamo che inseriscano una o più parole, che poi come vedremo abbiamo sostituito con una scelta multipla per il problema che vi abbiamo detto in precedenza. In questo caso noi abbiamo analizzato i test svolti da 50 studenti nell'anno accademico 2019-2020.
Ok, ti lascio Adesso vogliamo mostrare la domanda che prendiamo in considerazione e la sua evoluzione nel corso di come abbiamo dovuto cambiare la prova. Allora, questa è la sua prima forma che era presente nel compito cartaceo. Questa era la prima forma presente nel compito cartaceo, quindi precedentemente all'informatizzazione. Come vedete, veniva richiesto di indicare un certo numero di suffissi per formare aggettivi e fare degli esempi. In questo modo si poteva valutare al meglio quella che era una capacità produttiva. Perché? Perché lo studente doveva andare a cercarsi nel proprio lessico mentale, quindi nella propria conoscenza delle parole della lingua italiana, dei casi, degli esempi che potessero fare al caso di quello che era il requisito della domanda e quindi rispondere correttamente. Quindi sicuramente questo sarebbe stato il modo migliore per andare a valutare le competenze che si era prefissi di mandare in valutazione, però allo stesso tempo una domanda di questo tipo è abbastanza chiaro che è molto difficile da essere valutata automaticamente. Perché? Perché, per esempio, anche da un punto di vista concettuale, al di là di quelle che sono le limitazioni attuali della piattaforma, anche da un punto di vista concettuale, cosa bisognerebbe fare? Poiché viene chiesto di fare almeno un esempio per ciascuno dei suffissi, quindi fare un esempio di parole in lingua italiana, si sarebbe dovuto confrontare ciò che avrebbe risposto lo studente con un dizionario, quindi con un insieme di parole della lingua italiana dotate di significato. Problema qual è? Il problema sarà capitato a tutti, utilizzando anche semplicemente un software di word processor, come può essere Microsoft Word o OpenOffice Writer, che parole di senso compiuto fossero riportate come errate dal correttore. Perché? Perché non sempre questi dizionari, dove come dizionario intendo un insieme di parole che quindi il computer è in grado di stabilire se ha significato oppure meno, non sempre questi dizionari sono davvero completi, specie per quanto riguarda parole magari un pochettino composte, delle volte restituiscono errore perché la parola appunto non è presente in questo dizionario. Quindi il problema sarebbe potuto essere comunque che in caso di determinati esempi magari si sarebbe dovuto intervenire con una rettifica della correzione, perché il sistema avrebbe dato errato dicendo che la parola non esisteva, quando in realtà in lingua italiana la parola invece esisteva. Allora, per sopperire a questo, la domanda è stata cambiata, quindi vediamo sempre una forma cartacea, poi passeremo a come abbiamo effettivamente implementato all'interno della piattaforma il quesito. In questo caso le parole vengono già date, vengono date 15 parole che vanno raggruppate per tipo di formazione. Ora, in questa maniera qui possiamo ottenere la valutazione automatica. Perché? Perché ogni riga, in ogni riga vanno inserite determinate parole, quindi il confronto è tra un insieme, diciamo, molto più ristretto. Non c'è il rischio di tirare in ballo parole non presenti in un dizionario. Però, in realtà, benché la richiesta sia abbastanza analoga, c'è una differenza concettuale in ciò che si va a valutare che è molto importante. La domanda è passata da essere produttiva all'essere riconoscitiva. Perché? Perché l'esaminando, il candidato, lo studente, non è più chiamato a produrre degli esempi, quindi ad andarsi a cercare interamente nelle proprie conoscenze linguistiche e lessicali le parole, ma le parole sono già date e devono essere esaminate. Quindi si ha una semplificazione di fatto di quello che è il compito che viene richiesto allo studente. E tale soluzione quindi richiede comunque una sorta di, per quanto possa magari essere contenuto, downgrade della forza della domanda, di quanto comunque la domanda è potente in termini appunto di ciò che va a valutare. Ecco, questa è l'implementazione della domanda precedente all'interno di Moodle. Vediamo che abbiamo assegnato ad ogni parola un numero, in maniera tale da richiedere allo studente poi di rispondere soltanto con i numeri, e questo avrebbe dovuto, nelle nostre intenzioni, portare il vantaggio di minimizzare gli errori, come per esempio errori di ortografia o errori di altra natura che avrebbero fatto segnare errore al sistema di valutazione automatica a fronte in realtà di una risposta concettualmente corretta. In questo modo
viene preservato il fatto di verificare la capacità di indicare gruppi di parole formate secondo lo stesso modello. Cosa vuol dire? Vuol dire che pur non dovendo andarle a cercare nel lessico mentale, comunque queste parole qui devono essere raggruppate, quindi lo studente deve comunque avere delle capacità importanti che vengono messe alla prova. Lo svantaggio di questa implementazione qual è? Che nonostante la raccomandazione evidente, come già affermava la professoressa Marello, nonostante abbia scritto in grassetto e anche abbastanza in grosso, con tanto di esempio esplicito, come sarebbe dovuta essere fornita la risposta, in realtà molti studenti, dopo lo vedremo nel dettaglio, hanno commesso degli errori di forma che tante volte sono anche stati critici, nel senso che se non ci fossero stati questi errori di forma, la risposta sarebbe stata corretta anche per il sistema di valutazione automatica. Quindi questa implementazione qui è stata tenuta per un po' e dopo un certo periodo di tempo è stata cambiata perché richiedeva da parte nostra una correzione, una rettifica manuale della correzione del punteggio, perché appunto venivano contate errate le risposte che concettualmente non lo erano. Allora, quello che è stato fatto cos'è? È quello di sostituire i box a risposta breve con delle domande a scelta multipla, in cui le 15 parole venivano indicate di seguito e per ogni parola bisognava indicare il tipo di formazione. Ora, in questo caso la scelta esatta è una soltanto, perché ci sono 5 alternative, potrebbero essere un numero qualunque, in questo caso sono 5, ce n'è una esatta, le altre sono sbagliate, quindi non ci sono particolari dubbi sul fatto che non possano essere commessi errori, se non errori davvero concettuali. Però lo svantaggio qual è? Che in questo caso addirittura non viene richiesto nemmeno di andare a raggruppare le parole, perché ogni parola viene trattata di volta in volta come singolo caso, e quindi fatta una si passa alla successiva. Non c'è un insieme di parole in cui lo studente va a vedere e si rende conto questa è costruita in maniera analoga a questa, quindi vanno raggruppate insieme e vediamo dove vanno inserite. Qui ogni parola fa storia a sé, e questa è un'ulteriore perdita di valutazione delle competenze che da un punto di vista linguistico sarebbe importante andare a testare. Come risolvere la cosa? Il meglio lo si potrebbe avere con la soluzione ideale che avevamo indicato qualche slide fa, dove appunto si dovrebbe poter fare in modo che risposta in questa maniera, quindi con i box di risposta breve, dove però ordine e sintassi non sono importanti, nel senso che il calcolatore è in grado di valutare correttamente indipendentemente da esse. Ecco, qui vediamo un altro esempio, un esercizio di sintassi linguistica, svolto non però con l'attività quiz di Moodle, ma con un altro sistema di valutazione automatica integrabile in Moodle. In questo caso è stato possibile, grazie al fatto che questo sistema di valutazione automatica permette di interpretare il linguaggio matematico, in particolare quello degli insiemi, avere un po' più di manovrabilità, però comunque allo stesso tempo ha richiesto di scrivere del codice, quindi ha richiesto comunque la messa in atto di competenze di natura tecnico-informatica che non tutti i docenti magari possiedono, sono disposti ad apprendere per automatizzare la loro correzione. Ecco, qui tornando alla domanda precedente, vediamo una carrellata quantitativa, poi passeremo al qualitativo degli errori commessi. Come vedete, in tutti gli appelli, nonostante in alcuni appelli ci siano stati soltanto 2 studenti, in tutti gli appelli ci sono stati degli studenti che hanno commesso errori di forma, e questi errori di forma molte volte sono stati anche critici, ovvero sono stati errori tali per cui una o più risposta è stata sbagliata soltanto per il modo in cui è stata scritta e non per il suo contenuto, che sarebbe stato invece concettualmente corretto. E vediamo che i numeri ottenuti sono rilevanti, perché appunto mostrano anche in particolare che cosa? Che un'implementazione che non tenga conto dell'ordine dei separatori può essere utile anche a fronte di pochi studenti. Quindi non soltanto quando ci sono gli appelli con molti studenti, ma anche con pochi studenti il problema si può presentare. Quindi un'eventuale soluzione di riorganizzare gli appelli in maniera tale da avere un numero piccolo di studenti per potersi gestire meglio.
Imponevo l'attenzione ad una formattazione corretta del testo, perché tra l'altro, voglio dire, per un laureato che dovrà sempre lavorare con Word o qualsiasi dei vari programmi di scrittura, è impossibile che non sappia che dopo la punteggiatura ci vuole lo spazio, ma ovviamente non lo sanno, no? Quindi è una abilità trasversale tutta da costruire, si può costruire attraverso Moodle, io su questo sono assolutamente convinta, sì, no, però per la valutazione diventa un grosso problema, assolutamente. Sì, no, in effetti, tornando un attimo anche agli errori qualitativi che abbiamo visto, il fatto di mettere la virgola in fondo ci ha stupiti, perché abbiamo detto va bene usare il trattino, non usare lo spazio, però quando si scrive un elenco, cioè, si impara comunque molto presto nel percorso scolastico che la virgola ci vuole solo tra gli elementi dell'elenco e non alla fine. Alla fine al limite ci vuole il punto, se proprio, oppure un punto e virgola. Diciamo che in generale sarebbe da implementare comunque lo studio di stringhe, cioè nel senso che fin quando siamo matematici è tutto un po' più facile forse per noi, però in effetti quando parliamo di parole le stringhe sono un insieme di carattere e basta veramente un niente per invalidare una risposta corretta. Banalmente anche noi stessi che le implementiamo, se per caso diciamo che la risposta corretta è casa e poi ci dimentichiamo uno spazio, per una banalità del genere 30 risposte, magari cioè 500 risposte degli studenti vengono date sbagliate perché noi ci siamo dimenticati uno spazio nella fine della parola. Cioè, come sbagliano gli studenti possiamo sbagliare anche noi, quindi dovremmo forse cercare di semplificare proprio lo studio delle stringhe da parte forse di quiz di Moodle, ma non solo. Condivido quanto già detto, anche io insegno inglese, ma la mia domanda, avete provato i close come modalità, mettendo un casella da riempire, poi separata, perciò tre separate caselle, così evita un pochino il problema, perché lì si può anche ignorare spazi. Spazi davanti a volte sono comunque problematici. Sì, quello sì, però è così, gli diciamo già quante sono le parole. Cioè... Sì, no, si potrebbe può essere provare. Che si può valutare se sono riempiti almeno 3 dei 10 disponibili, ma è un altro livello di problema cognitiva. Okay. È un altro problema cognitiva di indicare un numero che non è vero, è un altro problema, okay. Ma evita il problema di formatto leggermente. Sì, il formato sì, forse cioè, alleggerisce ulteriormente dal punto di vista cognitivo perché diciamo già quante sono le risposte, le parole della risposta forse. Ah, ok, in quel caso lì. E le altre da non considerare. Sì. Forse può confondere. Poi ci bisogna provare. Volete un microfono? Cioè, invece di avere un buco solo dove scrive tre parole. Sì, però non mi risolve il fatto che dovrei confrontarlo con un intero vocabolario se lo chiedo produttivo. No. Solo per l'ultimo problema. L'ho fatto, ma non mi funziona lo stesso. Comunque è una questione che forse... Sì, però me lo devo correggere a mano lo stesso, comunque. E quello è il punto, non risolvo il problema della correzione a mano. Un'altra domanda? Io volevo fare un commento e dare forse un suggerimento. Mi sembra che... Qua le task, le sfide per lo studente siano due. Una è dare una risposta e l'altra è come. Allora, mentre dare la risposta è ambito dello specifico argomento, il come forse si potrebbero allenare gli studenti. Se uno gli fa un testo, vedi, metti qualsiasi numero vuoi e separalo con una virgola. E vediamo quanti alla fine riescono a farlo, imparano a farlo, secondo me. Glielo fai fare una volta o due, dopo hanno capito il meccanismo, l'errore... Se il problema è solo quello, l'errore non lo fanno più, credo che potrebbero impararlo, perché gli studenti non leggono la domanda. Cioè il fatto che ci sia scritto come devono fare e loro continuano a sbagliare vuol dire che o non sanno la lingua italiana o non leggono quello che c'è scritto, una delle due cose.
Allora, a questo punto... La seconda, sì, sicuramente. No, no, parte... no, ma noi siamo sicuramente d'accordo con voi. No, no, io, le mie domande vanno tutte al di fuori di quelle, ho degli studenti che rispondono altro. Svolgono un tema diverso perché non hanno letto quello che c'è scritto, quindi... Ma noi da bravi matematici, cioè, pensiamo, c'è una sola risposta possibile, devi leggere e mettere quella risposta lì, è facilissimo. Però, in effetti, dal punto di vista anche dello studente, forse in sede d'esame si deve già concentrare su qual è la risposta corretta e poi gli chiediamo appunto di inserirla in un certo modo, ma lui quel modo non interessa. Cioè, è vero che gli dovrebbe interessare perché è un esame e quindi siamo tutti d'accordo che dovrebbe fare quello step. Però dall'altra lui non interessa, gli interessa solo mettere le risposte corrette. Ecco. La forma magari la cura meno. Non possiamo monopolizzare la sessione. Ok. Vi ringrazio perché... E al limite se avanza tempo se ne parliamo. C'era anche una, altre proposte e soluzioni, ma lo vediamo. Davide, vieni pure. Passiamo al prossimo intervento e poi se avanziamo un po' di tempo in fondo, volentieri, la discussione mi piaceva, era molto, molto produttiva. Allora, prossimo intervento, migrazione in cloud dei Moodle dell'Università di Padova, di Angelo Calò e Davide Ferro, che ci relazionerà. Sì, buongiorno, io sono Davide Ferro, il secondo degli autori di questo intervento. Angelo non ha potuto partecipare oggi e vi riporto i suoi saluti. E io vi parlo velocemente, vi do un'esperienza di quello che abbiamo fatto negli ultimi 6 mesi, in realtà, migrando quasi completamente tutte le nostre istanze di Moodle. Ne avevamo quasi 50, adesso con un po' di riorganizzazione sono circa 45 per tutto l'Ateneo. Abbiamo 32 dipartimenti, 8 scuole, vari centri, vari servizi che utilizzano le piattaforme Moodle. E vi do intanto... se riesco... va? Michele, c'è il focus? Sì, ok. Ok. Ho appunto intanto qual era la situazione precedente a questa migrazione. Come vi dicevo, un numero elevato di istanze Moodle. In casa avevamo un'infrastruttura con circa 18 macchine virtuali fornite insomma dal servizio informatico, più qualche altra macchina di supporto. Di queste 12 macchine servivano per erogare effettivamente tutte le istanze di Moodle, uno storage, quindi un immagazzinamento dei file di circa 12 terabyte, e i numeri degli accessi è quello che vedete. Avevamo pre-pandemia, quindi prima di marzo 2020, circa 15.000 utenti giornalieri, di questi sono circa 3.000 contemporanei, picchi di 3.000-4.000 contemporanei. Durante la pandemia ovviamente il tutto è aumentato, non duplicato ma molto di più. Gli utenti giornalieri sono passati a 115.000 con 27.000 utenti contemporanei, con un incremento degli accessi, delle richieste totali fatte all'infrastruttura di Moodle di circa 20 volte. Quello pre-pandemia. E qui vi mostro il perché abbiamo pensato e alla fine siamo andati in cloud. Intanto il cloud vuol dire tutto, vuol dire niente. Il cloud è, come dice la battuta che viene sempre fatta, il cloud è semplicemente il computer di qualcun altro. Nel senso, alla base ci sono le stesse infrastrutture che vengono utilizzate in casa, che avevamo prima e che ci sono ancora adesso, ma vengono delegate completamente ad un altro soggetto che le gestisce per conto nostro. Il perché, diciamo che la motivazione principale non è stata la pandemia. Il perché è perché le infrastrutture attuali vedono il cloud, la gestione delle infrastrutture attuali vedono il cloud come l'unico modo efficiente per gestire la quantità di
di dati e la quantità di accessi che abbiamo alle piattaforme. La pandemia ha solo accelerato, molto probabilmente in maniera preponderante, questo passaggio, questa analisi che comunque era in corso anche prima della pandemia e che ha fatto scattare, è stata diciamo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, nel senso che a quel punto ci siamo resi conto che in casa non riuscivamo più a gestire agilmente le richieste moltiplicate per 20. I sistemi erano ovviamente, l'infrastruttura ovviamente era predisposta per sovraproporzionata rispetto alle richieste precedenti, ma non 20 volte sovraproporzionata. Quindi a quel punto, in piena pandemia, avremmo dovuto cercare di ristrutturare completamente un'infrastruttura e farlo in casa è estremamente complicato, cioè farlo sui nostri server che sono fisicamente limitati perché quelli abbiamo comprato, vuol dire riorganizzare e partendo dall'acquisto del materiale informatico per poterlo fare. E in pandemia l'altro problema era l'approvvigionamento di ovviamente di anche di semplicemente di hardware, che non so se avete avuto modo anche voi, ma solo comprare delle webcam o dei portatili era diventato estremamente complicato e con tempi molto lunghi che non potevamo permetterci. Questo è quello che è uno schema che riassume quello che fanno vedere ogni volta chi vi mostra schemi di infrastrutture su, in questo caso, AWS. Noi siamo andati sul cloud di AWS, che è in pratica una delle due alternative che permette, tramite accordi con la CRUI, alle università, agli enti, alle pubbliche amministrazioni, alle università, l'accordo CRUI, scusate, permette di usufruire appunto di servizi cloud. E quindi tramite Amazon AWS oppure tramite Microsoft Azure, che sono i due grandi provider mondiali di infrastrutture cloud. Esiste poi anche Alibaba, ma è più per altri settori, diciamo così, insomma, nel mondo occidentale è poco utilizzato. E l'infrastruttura è diventata, da quello che vi ho fatto vedere prima, 18 macchine fissate, 12 application server, a una cosa con varie componenti che devono parlare tra di loro. Le componenti c'erano già in casa, sono stati aggiunti componenti che sono in gran parte gestite e completamente automatizzate dal fornitore del cloud, quindi da AWS. Mentre prima dovevamo gestire i database, gestire la cache di Redis, gestire lo storage con il proprio backup, con i propri problemi di affidabilità, gestire l'immagazzinamento di altre cose, appunto come i backup, gestire quello che c'è davanti lì, Amazon CloudFront è la CDN, cioè quello che è il componente che in base alle richieste da parte degli utenti esterni distribuisce il carico e lo fa in maniera efficiente. È quello che è in arancione, che è l'autoscaling, ovvero il bilanciamento e rendere disponibili più macchine in base al carico. Tutto questo con l'aggiunta di un componente fondamentale per il monitoraggio di tutto quanto, di tutta l'infrastruttura, che è quel CloudWatch. Quindi questa è diventata la nostra infrastruttura. Abbiamo imparato, insomma, che alcuni componenti possono essere delegati. Quindi noi configuriamo la parte più di alto livello, come i database, la Redis, insomma la gestione delle sessioni, eccetera, vengono organizzate e diventano un po' una scatola nera. Noi prepariamo il blocco e diciamo all'infrastruttura di comportarsi in quel modo. Questo è un esempio semplicissimo di che cosa fa l'autoscaling, cioè come si riesce a modificare la struttura, quindi la grandezza delle nostre istanze, dei server che stanno erogando i servizi in Moodle, in base al carico. Questo è un picco di una settimana, vedete nei vari giorni, i picchi bassi sono sabato e domenica, in cui si vede quanti server, per semplificare, stanno erogando i servizi Moodle, quanti server lato web.
Eravamo partiti, se vi ricordate prima, da 12 application server fissi, quelli avevamo, quelli da più di così non potevamo fare. Abbiamo avuto dei picchi nell'ultima settimana, per esempio, di 38 server. Quindi abbiamo capito immediatamente che l'infrastruttura con 12 server non poteva assolutamente bastare, e in effetti avremmo avuto probabilmente dei down e dei crolli terribili, perché come potete vedere c'è anche questo andamento molto molto elastico, molto gestito in automatico. Non sono io o Angelo che andiamo ad accendere i server, ma è il sistema che automaticamente prevede di accendere o spegnere delle macchine in base al carico che arriva, in maniera automatica. Dettagli, noi stiamo facendo e stiamo completando una migrazione graduale, la definirei ibrida, nel senso che stiamo mantenendo ancora qualche istanza, siamo partiti mantenendo delle istanze, spostandole man mano sul cloud, e questo è consentito dai componenti che abbiamo utilizzato e ci ha permesso di evitare dei fermi per poter spostare tutta l'infrastruttura in un colpo solo, ma poterlo fare gradualmente. Ed è stato molto molto istruttivo e completamente trasparente per gli utenti. Abbiamo fatto dei piccolissimi down per manutenzione normalmente di notte o nei fine settimana, e questo ci ha permesso di rendere completamente trasparente la questione. Gli accessi mensili, innanzitutto, poi oltretutto abbiamo anche approfittato della cosa per riorganizzare e aggiornare le istanze e la parte organizzativa. Gli accessi mensili attuali sono superiori ai 2 miliardi di richieste, cioè tutto quello che arriva dall'esterno verso i server di Moodle, con 25-30 tera di traffico mensile, 600.000 utenti unici. Sono ancora numeri parziali, aspettiamo che cresceranno un po', perché ancora stiamo migrando le ultime istanze e quindi ancora mancano i dati che ancora sono in casa. Il dato che tra l'altro siamo riusciti a ricavare grazie a questa migrazione è anche il numero di mail che vengono inviate dai nostri Moodle tramite il cron, tramite gli altri servizi di messaggistica, eccetera, eccetera. Siamo arrivati a 250.000 mail settimanali, cosa che prima non avevamo contezza, non eravamo riusciti a capire quanti erano. La migrazione ci ha dato due grandissimi vantaggi: una drastica riduzione dei down dovuti al sovraccarico failure, perché i sistemi sono automaticamente resilienti, quindi in caso di qualcosa che non va si rigenerano, diciamo così, e il sovraccarico non esiste, perché quando il carico supera delle soglie preimpostate le macchine vengono accese e quindi il carico viene ridistribuito su più macchine. E la riduzione del tempo di risoluzione dei problemi, perché abbiamo anche nel frattempo trovato il modo per monitorare i problemi, essere un po' più proattivi, ma anche reattivi nel momento in cui il problema arriva, arriva un alert e riusciamo a risolvere tutto quanto. Questi sono i vantaggi previsti dalla migrazione in cloud, che sapevamo prima e per cui abbiamo deciso quindi definitivamente di fare questa migrazione. La fault tolerance, quindi la resilienza, quindi in caso di qualche guasto c'è qualcosa che agisce a nostra anche insaputa per sistemare il guasto. La scalabilità orizzontale, nel senso quanti server servono, viene deciso da quello che vi ho fatto vedere prima, il grafico che decide quante macchine accendere. Verticale, nel senso di quanta potenza dare a ciascuna macchina fisicamente. Una gestione molto più rapida di alcuni componenti, database, cache, eccetera, quei blocchetti colorati che vi ho fatto vedere prima, che invece di essere mantenuti e configurati manualmente, uno per uno, vengono gestiti semi-automaticamente. Una grandissima facilità di creare ambienti di test o produzione. Vuol dire che se io ho bisogno adesso di un ambiente di test, lo accendo, faccio il mio test, lo spengo. Non devo andare a comprare un server, non devo andare a chiedere a qualcun altro, all'amministrazione, l'autorizzazione per comprare qualcosa, perché lo accendo. Un monitoraggio integrato, insomma,
e altre cose. Il costo iniziale è limitatissimo perché posso accendere e spegnere quando voglio, ovvio che non è limitatissimo nel tempo perché l'infrastruttura costa ovviamente. E non ultimo, ieri ne hanno parlato anche qui MediaTouch e AWS con Andrea Catalano, ci crediamo, speriamo sia vero, le infrastrutture in cloud dichiarano una maggiore sostenibilità in termini anche ambientali. AWS in particolare dichiara di essere 3,6 volte minore impattante, in modo impattante in minor modo rispetto a dei data center, quindi le macchine che abbiamo in casa, ovviamente per economie di scala e gestione più oculata dell'energia elettrica, del residuo acqua, eccetera. Ultima cosa, i vantaggi imprevisti che ci siamo ritrovati. Abbiamo adesso una maggiore e più facile visione d'insieme di tutta l'infrastruttura. Riusciamo a segmentare meglio la parte di rete, riusciamo a ricreare infrastrutture in modo molto veloce, secondo quella che è il paradigma infrastructure as a code, nel senso definiamo un'infrastruttura con un file di configurazione e la possiamo replicare, riusciamo a monitorare puntualmente e poi nel frattempo, visto la riorganizzazione, abbiamo anche creato un componente nuovo, una struttura nuova chiamata LK, uno stack Elasticsearch, che ci permette di avere delle dashboard puntuali e aggiornate in real time del traffico. Questo è un pezzo della dashboard che adesso abbiamo per l'analisi della provenienza dei nostri utenti, quale istanza Moodle è più utilizzata, anche in termini numerici, quanto traffico abbiamo, quanti visitatori univoci abbiamo, in tutto in maniera molto molto dinamica. Questi sono tutti cliccabili, questi grafici, per filtrarli. E non ultimo, abbiamo un modo adesso anche per fare un'analisi dei cron, di quello che è il log del cron, che lo chiamiamo cron log noi adesso, in termini di quanto tempo ci mette ogni istanza di cron a completarsi, e se ci sono gli eventuali errori che vengono già filtrati. Noi collezioniamo tutti i cron e li spariamo dentro questo Elasticsearch per fare questa cosa, che sta aiutando a risolvere problemi che quindi non avevamo neanche visione precedentemente. E io ho finito. Grazie. Grazie Davide. Se c'è una domanda, perché volevo cercare di recuperare un po' di tempo. Una curiosità, immagino che nel sovraccarico dovuto alla pandemia c'è molto, molto è dovuto ai servizi di classe virtuale, come si chiama? Di streaming, di videoconferenza usato per fare delle classi sincrone. Questo carico passava per Moodle già dentro quei calcoli? Grazie. Non ho capito esattamente. Allora, per la parte di video collaborazione o video streaming, eccetera, noi utilizziamo Zoom. Quindi in realtà è una piattaforma che non gestiamo noi, ma è un software as a service. Sì, no. No. Tutto quel sovraccarico escluso Zoom. Escluso Zoom, assolutamente. Okay. Grazie. Escluso Zoom, escluso Kaltura e tutti gli altri. Escluso strumenti. Anche tutta la parte video. Tutta la parte di Kaltura, quindi la gestione, esatto. lo streaming dei video. Quindi questo è solo il carico Moodle per loro. Quello è diventato 300 volte il carico precedente, però è a carico di Zoom, quindi non ci ha impattato. Ok. Grazie. Ringraziamo Davide. Poi se riusciamo alla fine, volentieri, se c'è qualcun altro che ha domande, passerei la parola a Edoardo Bontà, che insieme a Giuseppe dal aiuto. Dillo tu il microfono perché devo mettermi gli occhiali, scusate. Allora, io sono Edoardo Bontà, sì. E Giuseppe Cardamone è il coautore. Ok, che ci presentano Pre-Evaluation, un plugin per valutare le attività esterne in anticipo sul primo accesso a Moodle. Ok.
Allora, cos'è Prevaluation? Prevaluation è un plugin che si interfaccia con il registro valutatore espandendone, cioè riusandone ed espandendone le funzionalità, ed è un, nello specifico un modulo di attività di Moodle. Prevaluation permette di assegnare delle valutazioni a uno studente o più studenti che non sono ancora iscritti alla piattaforma Moodle o al corso in cui l'attività è ospitata. La valutazione viene assegnata appena lo studente accede al corso e senza la necessità di creare a priori il profilo dello studente. Cioè, sostanzialmente, se noi possiamo inserire la valutazione dello studente, non dobbiamo creare, profilarlo su Moodle, perché questa valutazione gli sarà assegnata automaticamente nel momento in cui lo studente accede al corso. Ovviamente la valutazione è immediata se lo studente è già iscritto al corso. Sostanzialmente la sua valutazione viene trasferita immediatamente dal plugin al registro valutatore. Perché Prevaluation? Il nome Prevaluation deriva dalla contrazione di Prevaluation, il nome in codice che avevamo utilizzato prima di stabilire il nome formale era pregiudizio. Abbiamo realizzato questo plugin perché volevamo valutare attività esterne che magari facevano parte di un percorso formativo complesso, cioè per esempio di un percorso blended in cui erano presenti anche attività ospitate all'interno di Moodle, e partivamo dall'assunto che la prassi comune per valutare l'attività esterna era quella di creare delle attività fittizie a cui assegnare una valutazione. Però al contempo non era possibile utilizzare il registro valutatore per assegnare voti a studenti non ancora iscritti alla piattaforma Moodle. Cioè, se noi proviamo, per esempio, a importare un foglio CSV o Excel per assegnare delle valutazioni a studenti, e ce n'è almeno uno che non è ancora mai entrato all'interno della piattaforma Moodle, l'intera importazione fallisce. Quindi volevamo superare questo problema, lasciando comunque ad ognuno la libertà di iscriversi e di accedere alla piattaforma senza iscriverlo noi a priori. Perché il trucco potrebbe essere: ti creo il profilo e ti assegno la valutazione. No, questo non lo volevamo fare. Volevamo comunque garantire che la valutazione dello studente che ha già svolto una o più attività esterne fosse disponibile appena lo studente accedeva al corso, senza assegnargliela invece a posteriori, cioè andando a verificare se lo studente era entrato per poi assegnargli la valutazione. Abbiamo due casi di studio che ci hanno portato a ideare e a sviluppare questo plugin. Il primo caso di studio riguarda la migrazione di circa 8.000 studenti e le relative valutazioni da una piattaforma che abbiamo deciso di chiamare X, una piattaforma reale, ma che preferiamo non nominare per motivi di riservatezza, non Moodle, verso una piattaforma Moodle MOOC ospitata nel nostro Ateneo. Quelli sono i vincoli, cioè gli studenti della piattaforma dovevano essere liberi di iscriversi alla nuova piattaforma, e alcuni corsi della vecchia piattaforma, cioè della piattaforma X, erano stati replicati nella nuova. I corsi li tenevano gli stessi docenti. Lo studente che nella piattaforma X aveva conseguito un titolo, cioè un attestato, un badge relativo a un corso, doveva ritrovarsi la stessa valutazione, quindi poter ottenere lo stesso badge, lo stesso attestato, nel corso replicato su Moodle. Per ogni corso della piattaforma X replicato, il docente aveva i dati degli studenti, dei propri studenti che aveva valutato, cioè nome, cognome, email e valutazione finale. Però, pur essendo autorizzato al trattamento dei dati, non poteva spingersi fino a creare a priori
i profili utente su Moodle, cioè, come detto nel primo punto, dovevano essere gli studenti a decidere di accedere alla piattaforma. Quindi, come inserire le valutazioni prima dell'accesso degli studenti? Ecco, il secondo caso, diciamo, un po' diverso. In questo caso, ecco, noi gestiamo dei seminari in presenza rivolti agli studenti e ai docenti del nostro Ateneo e rilasciamo degli attestati di partecipazione. Utilizziamo un corso Moodle come appoggio, in particolare per raccogliere le slide, le dispense, cioè i materiali degli studenti, ma anche per prenotarsi al corso, utilizzando il plugin Reservation, e per rilasciare appunto gli attestati ai partecipanti. La prenotazione non è obbligatoria, però dà priorità, cioè chi si prenota attraverso questa attività può entrare, una volta che si presenta fisicamente nell'aula, ha priorità ad entrare. All'accesso in aula, coloro che si sono prenotati si fanno riconoscere da un supervisore che spunta i nomi sulla lista di prenotazione, cioè una lista che è stata scaricata dal plugin Reservation. Coloro che invece si presentano senza prenotazione, però desiderano l'attestato, lasciano al supervisore nome, cognome e account email istituzionale. Alla fine del seminario, il supervisore raccoglie tutto all'interno di un foglio Excel o CSV e assegna una valutazione positiva a coloro che erano presenti sostanzialmente. Il problema quando si presenta, quando arrivano persone che non si sono preiscritte nel corso, vogliono partecipare, ma non sono neanche mai entrate nella piattaforma Moodle, quindi hanno lasciato il proprio nome, cognome, account email istituzionale, però non risultano profilati all'interno di Moodle. Ok. Queste sono le caratteristiche, le funzionalità del plugin Prevaluation. Il plugin permette di fare una valutazione massiva mediante fogli CSV e permette di mappare gli utenti esterni, cioè quelli del foglio CSV, e i profili Moodle mediante un ID univoco. E fin qui, diciamo, abbiamo le funzioni del registro valutatore. Questa stessa cosa facciamo anche con il registro valutatore. Poi però ci sono le differenze. Perché l'attività valuta se stessa di default, oppure anche altre attività nel medesimo corso. Ecco, questo ovviamente il registro valutatore non lo fa, perché il registro valutatore non è un'attività, quindi non può valutare se stesso. Invece l'attività pre-valuation rappresenta anche quella attività fittizia esterna che noi utilizziamo nella prassi. Però è sempre comunque possibile anche usarla come registro valutatore per dirottare invece la valutazione su attività appartenenti allo stesso corso, ma diversi dall'attività stessa. È possibile visualizzare lo stato della lista d'attesa, dove la lista d'attesa è una lista che contiene gli utenti valutati ma non ancora iscritti al corso. È possibile agire sulla lista d'attesa per fare operazioni di modifica del nome e cognome dell'ID, cioè dell'identificatore, per eseguire la mappatura e della valutazione. È possibile rimuovere uno o più studenti selezionati che si trovano appunto nella lista, ed è possibile anche, diciamo per completezza, forzare l'iscrizione manuale al corso degli studenti in lista d'attesa attraverso il plugin, cioè utilizzando il plugin stesso è possibile iscrivere forzatamente gli utenti che sono iscritti, cioè che non sono ancora iscritti al corso. Ovviamente questo funziona solo se gli studenti sono già profilati in Moodle, cioè se gli studenti sono entrati nella piattaforma, quindi esiste, magari sono iscritti ad altri corsi, però sono entrati almeno una volta, altrimenti questo non è fattibile. Ecco, qui vediamo lato amministratore, la configurazione generale del plugin. L'amministratore può appunto decidere qual è il separatore di default da utilizzare nel foglio CSV,
e può decidere se il plugin, cioè se l'istanza del plugin pre-evaluation può valutare o meno attività differenti da se stessa. Questo invece è il lato docente, è l'impostazione delle attività a livello di editing, cioè quando il docente crea una nuova attività pre-evaluation, oppure quando va a modificare un'attività già esistente, si trova questa impostazione in cui può ovviamente scrivere il nome dell'attività e fare la mappatura dei campi CSV, oltre a ridefinire eventualmente il separatore per i campi CSV rispetto all'impostazione predefinita dall'amministratore. Quindi può per esempio dire che nei fogli CSV che andrà ad inserire il nome si trova in seconda posizione, cioè nel secondo campo, il cognome nel primo, gli indirizzi mail nel terzo, la valutazione nel quarto. Potrebbe essere anche la valutazione nel ventesimo campo, nel caso in cui abbiamo dei fogli con diversi dati rispetto a quelli che poi realmente ci servono. Ecco, se prima abbiamo visto ciò che vede il docente in fase di editing, qui vediamo quello che vede il docente entrando all'interno dell'attività. Ecco, a sinistra è riportata la parte, diciamo, fissa, cioè quella parte che compare a sinistra c'è sempre ed è la parte che permette semplicemente di fare l'upload del foglio CSV che contiene le valutazioni. Ancora una volta vediamo che possiamo ridefinire il separatore e anche in questo caso la codifica dei caratteri. La parte a destra invece è la parte variabile, che è la parte più interessante perché fa vedere appunto la lista degli studenti in attesa. Quella parte lì compare solo se è già stato caricato almeno un documento CSV e questo documento contiene degli studenti non iscritti al corso, quindi che rimangono in lista d'attesa. In questo esempio vediamo che ce n'è uno in bianco, vuol dire che quello studente semplicemente non è ancora iscritto al corso. Ce n'è uno in giallo, che significa che quello studente ha un ID riconosciuto, cioè la sua email è profilata anche all'interno di Moodle, però c'è una qualche discrepanza rispetto al nome e al cognome. Per esempio, ecco, vediamo Bontà che è scritto senza una O. E ultimo, quello in rosa, rappresenta l'utente Pinco Pallino che non è profilato all'interno della piattaforma. Cosa possiamo fare su questa lista di utenti? Possiamo, per esempio, selezionare coloro che vogliamo iscrivere forzatamente al corso e valutarli contestualmente. Cioè, iscriviamo direttamente con iscrizione manuale attraverso il plugin una persona e gli assegniamo direttamente la valutazione nel registro valutatore. Oppure possiamo anche selezionare alcuni di questi e cancellarli dalla lista di attesa, quindi fare in modo che non vengano valutati nel momento in cui accederanno. Questo invece, ecco, prima abbiamo visto cosa vedeva il docente, questo è quello che è nascosto lì dietro. Sostanzialmente, quello che vede lo studente dall'esterno, cioè dal corso, vede l'icona dell'istanza di pre-evaluation, che è quella in alto, chiamata presenza seminario. Quindi se questa icona ha una valutazione positiva, allora ad essa possiamo vincolare l'accesso all'attestato di presenza seminario, per esempio. Quindi nel primo caso, quello in alto, abbiamo il caso di uno studente che non è stato valutato perché non ha partecipato al seminario. Nel secondo caso, invece, ecco, la valutazione positiva della presenza al seminario realizza il completamento delle attività che a sua volta costituisce il vincolo di ingresso
per scaricare l'attestato di presenza al seminario. Ecco, se lo studente entra all'interno del plugin, cioè dell'istanza di presenza seminario, vedrà un messaggio con scritto stato attività e la valutazione che gli è stata assegnata. Ecco, per concludere, Prevaluation si interfaccia col registro valutatore e ne estende le funzionalità. Ecco, il plugin è stato applicato ai due casi d'uso reali che abbiamo visto e ci ha permesso, nel primo caso, di evitare completamente, cioè nel caso del trasferimento di utenti e valutazioni da una piattaforma all'altra, cioè permesso completamente di evitare una fase tediosa e ripetitiva per il controllo delle iscrizioni e per l'emissione delle valutazioni. Nel caso dei seminari ci ha permesso di non eseguire più le pratiche tediose e ripetitive che stavamo già facendo per controllare se finalmente gli utenti, gli studenti erano entrati nel corso e quindi assegnargli la valutazione per concedergli di scaricare l'attestato. Ecco, gli sviluppi futuri sono ovviamente per motivi di usabilità, gestire fogli Excel oltre che CSV, diciamo che con CSV magari c'è un passaggio in più, un Excel lo possiamo sempre trasformare in CSV, ma risparmiamoci questo passaggio e soprattutto, diciamo, questo è invece più funzionale come caratteristica, l'uso di altri identificatori oltre l'email per la mappatura del profilo utente con il foglio delle valutazioni, cioè possiamo utilizzare l'identificatore utente oppure anche campi personalizzati che potrebbero essere stati aggiunti a livello di amministrazione, come per esempio il codice fiscale o altri eventuali campi che possono essere usati come identificatori univoci. E infine la rimozione automatica di utenti in lista d'attesa dopo un tempo programmato, cioè ora li possiamo rimuovere a mano, ma sarebbe auspicabile, magari per rendere il plugin più GDPR compliant, fare in modo che quando per esempio i dati, presumiamo che dopo 6 mesi non ci servano più, programmiamo che a una certa data oppure dopo un certo tempo gli studenti che si trovano in lista d'attesa e non sono ancora entrati nel corso vengano rimossi automaticamente dalla lista. E qui ho concluso la presentazione. Grazie Edoardo. Ci sono domande? Vabbè, ovviamente è già disponibile in giro, quindi la mia domanda è subito saltata. No, volevo chiederti se era già disponibile per poterlo scaricare. L'avete messo su Bitbucket. Ok. Grazie. Passiamo al prossimo intervento. Alba. Allora, e-learning. Scusate, ho detto che prendevo gli occhiali, li ho presi, li uso. No. Ok. E-learning e formazione continua, un'esperienza con il plugin Debate di Patrizia Sibi e Alba Graziano che abbiamo qui. Hai 10 minuti, grazie. Aspetta un attimo che ti fa partire la presentazione. Allora, buongiorno a tutti, o buon pomeriggio ormai, volgiamo al termine di questo splendido incontro. Devo dire, sono Alba Graziano, dell'Università degli Studi della Tuscia, e sono docente di lingua e traduzione inglese e diciamo parlo a nome anche della collega pedagogista, la dottoressa Patrizia Sibi. E, oggi vi presentiamo la voce o la dimensione più pedagogico-didattica di un team molto consolidato, la cui componente tecnica conoscete molto bene perché sono da anni integrati nell'associazione e in questi eventi del Moodle Moot che sono per Paolo Gallo e Simona Paris, con i quali, veramente senza dei quali, nulla si sarebbe dato dell'esperienza Moodle della Tuscia.
perché insieme a loro, insomma, ci siamo così tanto appassionati a questa piattaforma da ormai utilizzarla per ogni minimo intervento didattico, anche quelli di 20 ore per chiestici dagli ambiti territoriali di formazione insegnanti, eccetera. E che poi abbiamo anche consolidato nel corso del tempo attraverso la progettazione europea, perché negli anni Pierpaolo e Simone hanno portato il verbo di Moodle un po' in giro per tutta Europa e recentemente abbiamo chiuso un bellissimo progetto al quale tra l'altro ha partecipato, non tra l'altro, insomma, sono stati partner molto forti la ditta Entropy, che anche oggi presente, in questi giorni è stata presente qui, e insieme abbiamo elaborato dei tool nuovi tipo Serious Game e anche altri tool interessanti per la didattica flipped, che abbiamo poi integrato su Moodle regolarmente. Quindi, diciamo, i nostri corsi sono ricchissimi di molti dei tool, alcuni dei tool di Moodle, e dico questo perché appunto voglio sottolineare che l'intervento oggi è estremamente circostanziato e circoscritto a un unico plugin, che è un po' la sperimentazione di quest'anno. Ecco, quest'anno io e la collega ci siamo volute, familiarizzare con questo ennesimo tool della piattaforma. È uno dei più recenti, se non forse il più recente, diciamo, è molto semplice e diciamo, lo facciamo tutti gli anni, di provare a integrare nella piattaforma qualche cosa di nuovo. Detto questo, invece vi faccio assolutamente venia di tutto il rationale, come dire, normativo pedagogico, collegato soprattutto alle competenze, al dibattito sulle competenze e sul profilo professionale del docente, visto che queste sono esperienze che si sono date all'interno di formazione continua, appunto, di insegnanti in servizio, e anche che troverete poi nell'intervento scritto, e anche vi faccio, insomma, sorvolo sulla storia o sulla strategia didattica del vero e proprio debate regolamentato, che risale alla disputatio medievale, è stato sempre presente nella tradizione anglo-americana della formazione per il public speech, e che è stato recentemente rispolverato dal movimento delle avanguardie educative di Indire, quindi lì trovate moltissimo di questo. Diciamo che nella letteratura pochissimo, cioè non c'è praticamente niente riguardo all'uso del debate come grossa strategia di apprendimento, ma ancora meno come tool di Moodle nell'ambito della formazione degli adulti, in particolare della formazione insegnanti. Quindi noi abbiamo provato a sperimentare questo tool come strategia andragogica, appunto, con gli insegnanti. E a questo punto passo subito a... Come si procede? C'è il focus? Okay. Perfetto. Abbiamo presentato in parallelo le due esperienze che sono state fatte, la prima seguita più direttamente ovviamente da Patrizia Sibbia, la seconda da me, secondo competenze. E quindi la prima cosa è perché abbiamo pensato di inserire quello che abbiamo chiamato un virtual debating attraverso l'uso del plugin di Moodle. Nel suo caso c'è stato soprattutto, lei lavora moltissimo soprattutto in fase iniziale dei corsi sull'incrementare la capacità di formulare obiettivi di apprendimento da parte degli insegnanti. Sembra una cosa banale, ma non lo è affatto, soprattutto immaginando appunto quello che uno si aspetta poi come attivazione di competenze e di processi cognitivi presso i discenti, a partire appunto da temi autentici, reali, e anche temi, diciamo, dibattibili, per l'appunto. Nel caso mio invece ho pensato di utilizzare il debate, il virtual debating, in fase finale, come dire, come verifica di un livello di consapevolezza su una problematica, poi adesso entreremo nel dettaglio, problematica proprio contenutistica, proprio epistemica della didattica
dell'inglese nella contemporaneità in questo momento, essendo appunto l'inglese una bestia dalle mille, dalle mille forme, lingua standard, lingue standard, varietà regionali e anche lingua franca. Questo mi sembra sempre il tema fondamentale al giorno d'oggi per l'inglese. Quindi con quali funzioni in particolare abbiamo usato il virtual debating e il plugin? Nel caso del corso di formazione all'educazione civica è stato utilizzato in fase iniziale come una sorta di dibattito brainstorming, no? In cui a seguito della lettura del documento europeo sul paesaggio, la Convenzione europea sul paesaggio del 2000, è stato individuato un nucleo, un tema fondante di tutto il corso che poteva essere assunto come filo rosso per tutta la formazione sull'educazione civica, e cioè il paesaggio e identità della popolazione. Quindi nel suo caso il plugin debate è stato utilizzato come uno strumento di analisi della tematica collegata alla disciplina. Nel mio caso invece appunto il plugin è stato usato in fase finale, quindi come una sorta di testing se volete, ma soprattutto per ricevere il feedback di un percorso di formazione che era stato già affrontato con i docenti attraverso webinar, attraverso materiali, attraverso quiz anche sulla piattaforma Moodle, per tirare un po' le somme e vedere che cosa alla fine, diciamo, come loro possano aver elaborato delle opinioni informate e fondate su dei materiali di studio intorno al tema del quale inglese, quali inglesi insegnare agli studenti. Quindi il come abbiamo utilizzato. Allora, nel caso dell'educazione civica, il tema paesaggio identità, il topic, è stato sottoarticolato in due frasi, diciamo, in due input. Uno, diciamo, di adesione all'idea che il paesaggio è fondamento dell'identità di chi lo abita, secondo quello che viene detto in questo testo che era stato letto e commentato con gli insegnanti. La seconda posizione invece è che nella società contemporanea, caratterizzata dalla globalizzazione e dall'aumento della mobilità, la funzione identitaria del paesaggio non è significativa. Come potete capire, sono due posizioni altrettanto argomentabili e altrettanto sostenibili, quindi è assolutamente, sono assolutamente coerenti e omogenee all'idea del debate, del dibattere. Nel mio caso invece non ho articolato, diciamo, già il topic in due frasi, in due input, ma ho dato una sorta di frase provocatoria, contenente però un paio di termini specifici da considerare quasi tecnici, e cioè second language, che non è foreign language, e standard, una parola sulla quale abbiamo riflettuto nel corso dell'intervento formativo. E quindi la frase è stata formulata in maniera provocatoria: teachers of English as a second language are better advised to stick to the standard, no? Ecco, e quindi su questo, mentre nel primo caso agli insegnanti è stato chiesto di schierarsi, come dire, da una parte e dall'altra, nel secondo caso sono state sollecitate argomentazioni sia a favore che contro. Per questo il tool di Moodle lo permette e lo consente. Quindi abbiamo proprio cercato di provare a utilizzarlo in due situazioni diverse, secondo tutte le possibili funzionalità. Diciamo, questo è lo screenshot del primo, quindi vedete, le indicazioni sono state date, c'è anche la possibilità di inserire un input visivo che non ci sta mai male. E nel secondo caso appunto anche io ho dato delle indicazioni sollecitando appunto anche a rispondersi, ecco, a rispondersi fra gli insegnanti. E questo è stato legato anche ad un diverso uso ancora. Qui ci sono un paio di screenshot sui prodotti, su quello che ne è venuto fuori. Sono persone diverse, come vedete, che argomentano da una parte e dall'altra nell'ambito dell'educazione civica e del tema del paesaggio.
Invece nel secondo, non lo vedete, ma ci sono state appunto risposte da una parte e dall'altra. La cosa interessante in questo, in questi due interventi degli insegnanti, di due diversi insegnanti in inglese, è che, come vedete, alla fine una delle due cita David Crystal ed è sul lato positive, e la collega la riprende lo stesso David Crystal e la stessa posizione di David Crystal per argomentarla a favore del lato negative. Quindi molto interessante, perché c'è stata anche questa possibilità di rispondersi fra loro e di capire come dei temi così articolati, no, non possano essere risolti con formulette, con semplici, insomma, con delle frasi, con delle idee conclusive, insomma, che concludano. Quindi questo è stato legato anche ad una certa tempistica diversa, perché nel caso di Patrizia l'uso è stato in sincrono, cioè l'ha dato nell'arco di un pomeriggio, no? E anche perché il suo era un corso interamente online, il mio era invece molto misto, e in effetti avevamo anche già dibattuto l'argomento in una fase iniziale in presenza con una delle tecniche umanistiche più consolidate, che è quella dello hot seat, no? Quindi con interventi molto brevi. Lei con l'uso sincrono ha praticamente, ecco, il debate, abbiamo riscontrato che il tool di Moodle mantiene, preserva l'immediatezza e la reattività tipica di un brainstorming, quindi con frasi brevi, eccetera. Però il fatto che rimangano scritte, no? Che non sia un brainstorming orale o un hot seat orale, mette a disposizione, mantiene la disponibilità degli interventi, che possono poi essere ulteriormente commentati, condivisi, no? Può essere fatto un debriefing successivo per approfondire l'analisi epistemico-contenutistica. Nel mio caso invece io ho dato agli insegnanti una settimana, 10 giorni, quindi perché ovviamente, essendo un momento finale, avevano anche bisogno di riflettere un po' più a lungo, di raccogliere le informazioni, di rivedere quello che era stato dato loro, e per appunto poter arrivare ad un'elaborazione più ragionata e un recupero delle informazioni, e anche per facilitare il fatto che, dato l'intervento di un collega, l'eventuale controrisposta poteva, insomma, voler richiedere qualche pomeriggio in più. Gli insegnanti sono sempre sull'orlo dell'esaurimento nervoso e quindi non hanno grandi tempi da dedicare alla loro formazione in realtà. Conclusioni. Abbiamo visto che effettivamente il tool funziona e potrebbe essere anche utilmente inserito nel grosso debate regolamentato, che ha delle tappe molto specifiche e molto strutturate, per esempio appunto come momento successivo ad una raccolta di informazioni, ad una sorta di flipped, no? Learning, e che dà grossa consapevolezza rispetto alle argomentazioni, molta di più che di quello che si possa ottenere attraverso, per esempio, altri tool come il discussion forum, dove si accumulano, no, le argomentazioni, no, le controrisposte, però, come dire, quella visualizzazione grafica dei due sides aiuta molto a chiarirsi le idee. Abbiamo anche però individuato qualche possibile suggerimento, e qui i tecnici ci dovranno venire incontro se sarà mai possibile farlo. E cioè, intanto, dare al formatore la possibilità di scegliere, oltre a positive negative, di chiamare i due sides agree, disagree, oppure semplicemente opzione 1, opzione 2, o addirittura delle icone, perché questo facilita una migliore comprensione di quello che devono fare i docenti o chi sia, insomma, i partecipanti al debate, perché altrimenti positivo e negativo un pochino condizionano, no, psicologicamente il tipo di risposta. Poi, a meno di non essermi sbagliata, ma ho controllato più volte, questo tool non ha la possibilità di scegliere quante righe far scrivere, che invece è una delle cose che c'è in tutti gli altri tool di Moodle, quindi penso che non sarebbe difficile implementare questa cosa, perché a seconda delle situazioni può essere utile far esprimere i partecipanti con frasi brevi e icastiche, a volte può essere utile anche far scrivere più distesamente, come fosse appunto una verifica finale.
E poi, se fosse possibile, inserire la data dell'indicazione o dell'ora in cui ciascuno è intervenuto, di modo da mantenere un record di chi ha parlato, no? Di chi viene prima, e quindi degli eventuali feedback, perché altrimenti, a seconda della lunghezza degli interventi, ci si perde, no? La sequenza degli interventi. E questo è quanto. Ok, grazie. Ok. Grazie Alba. Ci sono domande? Ok, molto. È uno strumento che non conoscevo, quindi è stata una bella novità per me. Pandemia, e naturalmente lo si sarebbe potuto utilizzare molto proficuamente in periodo di pandemia e di didattica online, no? Che è uno degli strumenti di maggior possibilità di partecipazione e interazione con gli studenti. Grazie. Allora, adesso abbiamo l'ultimo intervento, tanto che è un intervento remoto, purtroppo la relatrice non... Magari c'è da chiudere il mio portatile, non so se potrebbe essere quello che dà fastidio. Per cui abbiamo un intervento da Reggio Calabria o comunque giù di lì. Vittoria Bonanzinga, l'apprendimento della matematica nei corsi, scusate gli occhiali li lascio sempre in tasca, non sono abituato. Nei corsi di ingegneria pre e post-Covid. Adesso vediamo un attimo di riuscire a collegare tutto. Vittoria, se vuoi già condividere lo schermo con la tua presentazione. Ok. Sì, prova a dire qualcosa così vediamo se ti sentiamo. Mi sentite? Va bene il volume? Sì. Sentite? Sì. Prova ancora. Sì. Mi sentite? Vediamo se posso andare. Sentite o c'è il rimbombo? Non so se si sente bene. Dite. Io qua ho un po' di rimbombo. Sì. Prova ancora. Mi sentite? Perché un piccolo di ripeto, non so se abbassare il volume, se va bene così. Va bene così, posso iniziare? Posso? Sì, sono autorizzata all'inizio. Sento la mia voce dopo un po' di tempo, come di esperienza nelle partite. Che dite? Va bene così? Allora, innanzitutto, allora, se posso iniziare. Allora, vorrei iniziare con i ringraziamenti, ovviamente, in particolare la professoressa Maria Martisio, cara amica, che stimo profondamente sia dal punto di vista umano che dal punto di vista professionale, anche il professor Alberto Conte, che mi ha ispirato anche nell'attività di questo
lavoro e anche ovviamente il presidente della sezione dell'AIMO Giuseppe Fiorentino, il segretario Giuseppe Fiorentino e anche ovviamente il chairman della sezione. Allora iniziamo subito con la presentazione delle attività cosiddette. Queste attività sono collegate alle difficoltà di apprendimento della matematica. In particolare questa attività ha avuto come supporto la piattaforma Moodle, quindi è stato utilizzato un progetto dell'Università di Giordania che ha consentito agli alunni di utilizzare questa piattaforma e ne ho potuto soffrire anch'io, è utilizzata sia per i corsi che per gli esami. Adesso vi do qualche linea di ricerca in ambito della matematica che riguarda appunto le difficoltà dell'apprendimento della matematica ad ogni livello. Ci sono varie pubblicazioni, varie ricerche che affrontano questo problema su ogni livello, sia a livello di scuola elementare, scuola media, superiore, che a livello terziario, a livello di università. E io mi occuperò principalmente di difficoltà dell'apprendimento della matematica a livello universitario, in quanto sono docente universitario, 95 presso l'Università della Reggio Calabria, e uno dei problemi diciamo, fondamentali che riguardano tutte le università è il fenomeno della scuola. E in particolare osservare anche non solo la matematica in generale dell'università, ma soprattutto quello che riguarda la formazione ingegneristica. Quindi mi sono documentata e citerò solamente alcuni dei grossi progetti che ho potuto conoscere. E uno di questi è un progetto commissionato dall'MIT che riguarda la formazione ingegneristica e che è un progetto molto proposto che ha prodotto una pubblicazione del Grammy 2018 di 170 pagine che ha visto numerose figure professionali che si occupano di formazione e anche di governo, partner, studenti, quindi un fortissimo lavoro. E vi sono diversi progetti anche in Italia, come questo, per esempio, nato dalla Cineca, che riguarda gli abbandoni e usa le tecniche di machine learning per vedere quali sono le caratteristiche degli studenti che hanno più possibilità di abbandono. E ci sono altri studi, per esempio in Germania, una tesi di dottorato, dove 14 che mette in evidenza le difficoltà degli studenti universitari in quanto l'approccio universitario è completamente diverso da quello scolastico. Nell'approccio scolastico si affronta principalmente i problemi, mentre nello studio della matematica, l'universo universitario c'è un approccio più assiomatico e formale, e quindi anche più astratto, più difficile per gli studenti. E ci sono anche altri studi che riguardano le difficoltà dell'apprendimento della matematica proprio per la presentazione degli argomenti. Gli argomenti risultano spesso astratti e difficili da capire, e ovviamente una delle difficoltà maggiori è il livello di partenza degli studenti. A proposito, sono stati avviati a tenere i vari corsi, chiamiamo corsi di transizione, di livellamento, potenziamento, di recupero, per cercare di colmare le lacune degli studenti che arrivano all'università. E numerosi studi mostrano che una delle difficoltà dipende ovviamente che dal livello iniziale di partenza sono gli studenti, non solo certamente dall'impegno, ma anche dalla motivazione. E quindi diciamo io sono lavorato soprattutto su questo, sulla motivazione degli studenti e sull'aspetto diciamo della contestualizzazione. In quanto la matematica, soprattutto la geometria lineare, è una materia piuttosto astratta, quindi difficile per gli studenti da capire, e mentre abbiamo cercato di proporre dei concreti, così come è stato fatto a livello europeo tramite il progetto Formats, in modo tale da far avvicinare gli studenti a dei problemi più vicini alla loro realtà. Un altro aspetto che
diciamo, che sottolineerò è anche lo sviluppo della tecnologia delle risorse digitali, in questo caso la piattaforma Moodle e anche i vari supporti, diciamo, quindi che ci permettono il calcolo simbolico, che ci permettono di avere dei feedback interattivi sempre più e anche le simulazioni virtuali, grafici, che danno un'immediatezza delle soluzioni e quindi permettono di capire maggiormente la matematica e anche di interessare maggiormente gli studenti. Tra le varie caratteristiche delle attività che sono state svolte anche dei corsi individualizzati e questi per anche premiare le eccellenze e non, diciamo, abbassare il livello degli studenti. Qui accennerò brevemente al progetto del MAZ, che è stato quello che mi ha anche spinto allo svolgimento di questa attività che presento oggi e che ha visto la partecipazione di diversi paesi europei, quali la Spagna, l'Irlanda, la Romania, il Portogallo, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica Ceca. E io ho conosciuto l'anno scorso al convegno di MAZ 2020, che si è svolto a Bratislava, molti colleghi di tutti i paesi, il massimo collega turco, la professoressa Giulia Castelli di Portogallo, il massimo la professoressa Peruga di Osso dell'Università di Salamanca, e da queste esperienze ho tratto sicuramente ricchezza e arricchimento per l'attività che ho svolto presso l'università. E questa esperienza mi limito, diciamo, essenzialmente alla disciplina della geometria che insegna e ai problemi, mi soffermerò soprattutto sui problemi inseriti in contesti legali. Tra le varie attività, anche risulta abbastanza recente, l'attività di gruppo, quindi sono state programmate diverse attività pratiche e sono stati dati diversi esempi per poter, diciamo, capire come affrontare un problema concreto attraverso, per esempio, la geometria. E in questa slide presentato un problemino molto semplice, molto drammatici, e si chiede di determinare il valore di quella tecnica per un ciclo, conoscendo le quantità per tonnellare dei magazzini e conoscendo anche il prezzo per tonnellata di ciascun prodotto. E svolgendo dei semplici calcoli matriciali si può conoscere ovviamente il valore di ciascun magazzino. Questo è un problema molto semplice presentato, che però potrebbe aiutare ad avvicinare gli studenti alla matematica, alle matrici, al prodotto di Cavalcoloni in una maniera molto concreta e semplice. Il secondo esempio che vi presento riguarda abbigliamento e gestori di moda. Il problema dal punto di vista matematico è un pochino più complesso, ma mostra appunto come anche i tuoi valori automatici possono essere utilizzati in ambiti completamente diversi. Qui vi illustro la situazione di un seguente problema di un imprenditore che vuole investire delle somme di denaro in tre rami. Un ramo è il ramo A, lo chiamiamo ramo A, con la lettera X, e uno riguarda gli accessori, l'altro ramo B riguarda l'abbigliamento e il ramo C riguarda la pubblicità. Noi prevediamo che questi investimenti, dopo un anno, il ramo A saranno raddoppiati, quelli del ramo B saranno triplicati, mentre quelli investiti in pubblicità saranno dimezzati. Perché immaginiamo che ci sia un periodo di imposta che possa permettere di avere un ritorno del 50% delle risorse che sono state dimenticate. Analizzando quindi i ricavi, vedendo il guadagno dopo un anno, il guadagno lo vogliamo ridistribuire nei tre rami, perché ovviamente per quello che si investe in pubblicità va sempre a diminuire, quindi vogliamo che ci siano sempre nuove risorse, e quindi ridistribuiamo il picchi che viene dal X come guadagno, le tre rami di C, lo stesso per X, 2Y viene redistribuito nei tre rami, ci dà terzi di Y, e otteniamo così una funzione linea.
e possiamo in questo modo guardare. Abbiamo un'applicazione lineare che caratterizza questa trasformazione di distribuzione e possiamo quindi associare una matrice all'applicazione lineare. Allora, conoscendo il valore iniziale, cioè la quantità di denaro investito nei tre rami, noi vorremmo sapere qual è la distribuzione dopo uno. E supponiamo che la distribuzione sia proporzionale a quella della distribuzione iniziale. Quindi si tratta di cercare autovalori e vettori della nostra matrice. Utilizziamo il quadrante caratteristico, calcoliamo gli autovalori, calcoliamo anche gli autovettori, gli autospazi relativi e adesso interpretiamo questi risultati. Allora, il primo risultato, cioè l'autovalore lambda 1 uguale un mezzo e l'autospazio di lambda 1 uguale 0,0t, ci dice che se noi impieghiamo 10.000 euro in questo modo, vuol dire che stiamo impiegando tutto il denaro in pubblicità, dopo un anno questo denaro si dimezza e via via sempre andrà a diminuire e non ci saranno risorse per gli altri rami di investimento. Quindi chiaramente questo tipo di investimento è da escludere. Il secondo tipo di soluzione, anche questo è da eliminare perché c'è un valore negativo, quindi non ha un significato reale, mentre il terzo è quello da preferire. Il terzo cosa ci dice il terzo risultato, il terzo autovalore? Ci dice che se noi impieghiamo x più 2 terzi x, cioè 10.000 euro, divisi in 3.750 euro nel ramo A e nel ramo B, cioè abbigliamento e accessori, entro 2.500 euro in pubblicità, questo ci consentirà di avere sempre delle risorse ogni anno da poter utilizzare nei programmi. Il terzo esempio viene invece dalla geometria e ci poniamo nella computer grafica dove si utilizzano frequentemente le trasformazioni 2D, quindi per esempio traslazioni, rotazioni, ridimensionamento e riflessioni. Consideriamo un quadrilatero e vorremmo conoscere le trasformazioni di questo quadrilatero dopo aver fatto una traslazione o da una rotazione oppure anche un ridimensionamento, una riflessione. Mi soffermo solo su alcuni esempi, quindi immaginiamo adesso di fare una traslazione, quindi applichiamo questa trasformazione matriciale, consideriamo le componenti vettoriali di questo quadrilatero e applicando questa trasformazione otteniamo questa figura. Se andiamo a considerare invece una rotazione, allora avremmo una matrice che caratterizza la rotazione, che dipende dall'angolo di rotazione, quindi questa volta applicando la matrice di rotazione ai vettori che caratterizzano gli estremi di questo quadrilatero, otteniamo la figura del trapezio ruotato, come mostrata in questa slide. E vediamo adesso quali sono stati gli attori coinvolti in questa attività. Me stessa come docente, cioè l'amministratore del sistema della piattaforma e-learning, l'autoressa Micheli, vari tecnici di laboratorio sono stati impiegati soprattutto durante le prove d'esame nelle varie sedi dedicate sia di ingegneria che il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Umane e ovviamente gli studenti del corso di laurea in ingegneria dell'informazione, in particolare del corso di geometria. Sono stati destinatari di questa azione 215, in totale considerando tutti gli iscritti nei piani accademici 2020-2021. Questi studenti attivi però sono stati in realtà 168, divisi nei due anni accademici, 87 nel primo anno accademico, quindi l'anno del primo anno di pandemia, e 81 nel secondo anno di pandemia, in quanto c'è sempre un calo fisiologico degli studenti, cioè il corso di geometria si colloca al secondo semestre e usualmente c'è sempre un calo di un certo un 30% degli studenti iscritti al secondo semestre. Allora, vi presento l'attività svolta di progettazione che si può dividere in tre fasi. La prima fase è quella della costruzione del modello didattico, la seconda fase è quella la parte attuativa e la terza fase è l'analisi delle fasi precedenti. Per quanto riguarda la prima fase, la scelta del modello didattico è stata fatta secondo il modello Smart e Dorn dell'81, seguendo gli obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e temporalmente limitati.
e anche secondo il modello dato dalla tassonomia di Bloom rivisitata, che prevede 6 livelli di categorie di conoscenze, di competenze, dalla conoscenza, la comprensione, l'applicazione, l'analisi, la sintesi e la valutazione, con livelli sempre più, dai più semplici ai più complessi. E sono state svolte, naturalmente, oltre ad aver organizzato il corso con vari contenuti, sono state svolte diverse verifiche in itinere con quiz di, con il modello di valutazione formativa automatica. La prima è stata svolta, la prima prova, a febbraio 2020 in presenza con 71 studenti in aula, e riguardava i prerequisiti e le strutture algebriche, e poi successivamente in maniera asincrona da altri 6 studenti. La seconda prova, il secondo quiz, è stato svolto a marzo, ma a modalità a distanza, perché già era iniziata la pandemia e ci eravamo già subito attrezzati per poter svolgere le lezioni in modalità distanza, da remoto, ed hanno partecipato in maniera sincrona 64 studenti. E successivamente, la settimana successiva, è stata svolta un'altra prova, sempre sulle matrici, alla quale hanno partecipato 55 studenti in maniera sincrona, e poi successivamente altri 17 in maniera asincrona. È stata svolta un'altra prova ad aprile su autovalori, autovettori, alla quale hanno partecipato 66 studenti in presenza ma in maniera sincrona, e 5 successivamente. E l'ultima prova sulla piattaforma, diciamo, con tipologia quiz, è stata svolta a fine maggio da 59 studenti il 28 maggio, e poi 4 studenti che hanno svolto la prova in tempi successivi. E vi presento adesso un'altra attività che è stata, secondo me, molto stimolante, arricchente, soprattutto dal punto di vista sociale della partecipazione degli studenti, che riguarda l'attività di gruppo. E in particolare sono stati assegnati dei lavori a gruppi di studenti sulla contestualizzazione di problemi reali utilizzando il calcolo matriciale, in particolare il prodotto a tre matrici. È stato richiesto agli studenti di formare gruppi di 5 studenti, 4 frequentanti e 1 che non era presente alle lezioni, per coinvolgere anche gli studenti che non frequentano o che per qualche motivo avevano abbandonato, per cercare di avvicinare gli studenti che magari avevano qualche difficoltà. È stato chiesto di formalizzare un problema reale, quindi contestualizzato nella loro realtà reale, e di sformularlo e di risolverlo. Poi è stato richiesto di valutare, di inviare il progetto a un altro gruppo, quindi c'è stata fatta la valutazione della pari, e ogni gruppo quindi doveva sia valutare che ricevere anche la valutazione dell'altro. Quindi tutto questo progetto complessivo di queste 4 fasi poi è stato caricato sulla piattaforma Moodle, che a differenza delle prove precedenti che erano con valutazione automatica, questo ovviamente ha richiesto una valutazione manuale. E c'è stata una notevole partecipazione da parte degli studenti. Vediamo se riesco qui. Hanno partecipato 80 studenti a queste attività di gruppo, divisi in 17 gruppi. Principalmente sono stati fatti gruppi di 5 studenti, come richiesto. Qui ci sono anche i nomi, che sono anche divertenti da leggere: Matrix, Trenta e Lode, 5P Greco, Team Nova, The Eagles, gli Amatriciani, il gruppo Omega, il gruppo Abeliano della Sigma Algia, Geometry Team, Hakuna Matata, Santa Pace, i Facciamo Pezza. E poi anche gruppi di 4 studenti, c'è il Poker Dusty, gli ultimi saranno primi, poi c'è quest'altro nome particolare, FAFS, che deriva dalle iniziali degli studenti, che poi significa anche finanziamenti per l'acquisto di automobili, e quindi gli studenti si sono attrezzati per creare un problema che fosse attinente a queste iniziali che avevano scelto. E gli studenti sono stati, devo dire, veramente bravi. Il problema era semplice, però hanno partecipato e hanno risolto il problema in maniera corretta e hanno capito la richiesta. E hanno lavorato in maniera originale. Io vi presento ora solamente 2 dei lavori, tanto per darvi un'idea della concretezza dei problemi. Quindi un primo esempio riguarda
la privazione, la nutrizione e la crescita muscolare, quindi gli studenti si sono soffermati sull'alimentazione degli atleti, che prevede l'uso di prodotti antiossidanti, quindi di noci, mandorle e anacardi, e calcolando delle miscele, quindi considerando le proteine, i grassi e i carboidrati di ciascuna miscela, hanno valutato quale fosse la miscela più idonea per la crescita ipertrofica. Un altro secondo esempio che vi presento, pure molto carino, riguarda le Olimpiadi di Rio 2016. Essi hanno determinato il guadagno complessivo dei campioni olimpici di Rio 2016, considerando gli atleti che hanno preso più medaglie, quindi gli atleti statunitensi, gli atleti inglesi e gli atleti cinesi. In base alle medaglie conseguite e alle ricompense per ogni medaglia d'oro e d'argento, sono documentati e hanno visto quante sono state le medaglie vinte dagli Stati Uniti, le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, quelle del Regno Unito e quelle della Cina. E poi tenuto conto anche del compenso per le varie medaglie, medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, hanno calcolato, usando il prodotto tra matrici, il guadagno degli atleti. E vorrei accennare brevemente che sono state fatte tante applicazioni veramente concrete. Hanno considerato il tecnico che riparava i telefonini, hanno considerato calcoli sul guadagno di centri linguistici, guadagni che riguardavano i giocatori di calcio, oppure i giocatori più influenti che sono stati presenti, o calcoli riguardanti la diffusione del Covid in Calabria. Quindi, diciamo, devo dire che sono stati piuttosto coinvolti. Questo poi ha anche portato un riscontro positivo a livello di successo nello studio, in quanto nell'anno 2019-2020 c'è stato un notevole incremento anche di studenti che hanno superato positivamente la materia. Si è passato da circa 50 studenti a circa 70 studenti che hanno superato nell'anno la materia, la disciplina, e successivamente, però devo dire che l'anno successivo c'è stato un passaggio mentre nel primo anno c'è stato un passaggio dalla presenza alla distanza e gli studenti sono stati molto bravi ad adattarsi, invece l'anno scorso devo dire che c'è stato un lieve calo, in quanto probabilmente gli studenti nell'ultimo anno, come evidenziato tanti studi a ogni livello anche scolastico, hanno avuto un calo di profitto se non manifestato dai risultati, ma dalle competenze, dalle varie indagini sulle competenze degli studenti, ci si è accorte di un calo di profitto nelle competenze, e questo ha portato l'anno scorso a un decremento di successo. E abbiamo, diciamo che le metodologie sono state adattate, quindi noi abbiamo anche cercato sempre di adattare le procedure, cercando sempre di coinvolgere più studenti, di capire una valutazione obiettiva, quindi si è passati anche da lavori di gruppi a lavori individuali. Abbiamo chiesto anche agli studenti di essere presenti, e quindi l'anno scorso sono svolti più esami in presenza rispetto a quelli a distanza, pur potendo scegliere, perché ritengo che comunque la prova in presenza ha una valutazione più obiettiva. E quindi, diciamo, abbiamo lavorato tanto, ma c'è ancora molto da fare, ci sono delle criticità ovviamente, e la necessità di, dobbiamo lavorare in team, ci sono tante persone coinvolte in queste attività, ci sono tante attività che si possono progettare e potenziare. E mi fermo qui, però quel tempo mi pare è già quasi l'ora di pranzo, e quindi vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto con l'ultima slide, che presento un'opera d'arte dell'architetto Tressoldi che si trova a Reggio Calabria, che vi invito a visitare anche di sera, che è anche illuminata. Grazie ancora per l'attenzione. Grazie Vittoria.